Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Come avete visto su Instagram, un giorno fa più o meno, ho fatto un post in cui erano presenti immagini riguardanti una fantomatica GoPro Hero 7, o meglio, tre fantomatiche GoPro Hero 7, ma adesso con calma ci arriviamo. Comunque, se non mi seguite su Instagram, il link in descrizione, si chiama GripTech la pagina, seguitela perché ci sono aggiornamenti sul canale, aggiornamenti nel campo della tecnologia, comunque tante cose interessanti, quindi seguitemi, mi raccomando, la pagina Instagram che è in descrizione. Detto questo, partiamo con quello che è il video vero e proprio. Allora, noi adesso siamo a settembre, e settembre, come ormai siamo abituati, è il mese in cui GoPro fa i suoi annunci. Di conseguenza, tutti gli occhi sono puntati sulla futura serie Hero 7. Detto questo, in un negozio statunitense chiamato Best Buy sono erroneamente apparse immagini promozionali dell'azienda californiana raffiguranti la lineup di quella che sembra essere a tutti gli effetti la linea della nuova Hero 7. E non ci è voluto molto tempo perché qualcuno tirasse fuori il proprio smartphone, scattasse qualche foto e lo pubblicasse su Reddit. Quindi, secondo queste indiscrezioni, i tre modelli che formeranno la nuova famiglia di Action Cam GoPro si chiamerebbero Hero 7 White, Hero 7 Silver e Hero 7 Black, in rigoroso ordine crescente di fascia di prezzo e di specifiche tecniche. Richiamando un po' quella che era la serie Hero 3, che appunto constava di Hero 3 White, Hero 3 Silver e Hero 3 Black. In questa Hero 7 però sembra che solo la versione Black sia dotata di un display frontale, utilissimo per controllare al volo preziose informazioni anche in modalità selfie, mentre l'unica informazione che si può dedurre dalle immagini riguarda la resistenza alle immersioni fino a 10 metri. Anche se un'altra informazione carpibile potrebbe essere il fatto che la versione Black sembra avere un obiettivo leggermente sovradimensionato rispetto alle altre. Chissà se è solo un'impressione magari dovuta all'angolazione in cui è stata scattata la foto, oppure realmente l'obiettivo della Black è più grande. Beh, comunque non ci vorrà molto per saperne di più su queste nuove GoPro, anche perché nei prossimi giorni si presume che GoPro annunci ufficialmente la nuova serie Hero 7. Questo breve video riguardante la nuova serie Hero 7 che verrà annunciata si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, condividete e ci vediamo in un prossimo video. Adios!